Dunque, abbiamo indetto questa manifestazione in realtà in risposta un po' a tutta la polemica che c'è stata nelle ultime settimane intorno a Borgo Santa Caterina, nel senso che in questa polemica si sono sentite le voci dei politici, dei residenti e di alcuni esercenti. Pensavamo che in tutto questo discutere mancasse la voce di chi la via la frequenta, la vive, e quindi abbiamo deciso di farci sentire, innanzitutto perché si stanno prendendo e non prendendo delle decisioni e chiediamo di essere coinvolti, visto che questa è anche la nostra città, si sta parlando anche della nostra vita, del nostro modo di vivere la città, pensiamo sia importante essere coinvolti. E poi perché sentiamo che le risposte che si stanno dando a questo problema non sono quelle giuste. Partiamo dal presupposto che noi riconosciamo che in Borgo Santa Caterina ci sia un problema e che per i residenti siano in difficoltà. Questo perché quella via non è adatta ad ospitare quel numero di persone che la frequenta. La risposta per noi però non è limitare il fenomeno, perché il fenomeno esiste, è l'espressione di un bisogno e non può essere negato, cioè questa non è buona amministrazione. La soluzione per noi invece è moltiplicare i luoghi come Santa Caterina, perché questo permette di diluire, cioè di andare a togliere pressione su Santa Caterina e andare a far vivere altre zone della città che oggi sono deserte, come il centro città e come altri quartieri, dove probabilmente l'impatto di una situazione simile a questa sarebbe molto minore sui residenti. Pensiamo appunto al centro, dove la percentuale di residenti è bassissima, dove sono tutti uffici, quindi in fascia serale il disagio è veramente minimo. E crediamo che questo, cioè moltiplicare le situazioni, l'abituare la città a vivere gli spazi pubblici, le strade, le piazze, crei anche un'educazione, cioè un'educazione al rispetto della propria città. Perché è giusto lamentarsi della mancanza di rispetto, che poi magari questa mancanza di rispetto spesso è di pochi e viene generalizzata. Però ci vuole anche un'educazione, l'educazione passa anche attraverso la libertà di poter vivere la propria città, di crearsi l'abitudine a vivere la propria città.